Buongiorno a tutti, mi sono svegliato da un secondo, direi che si vede anche. E stiamo andando a Rimini, al SIGEP, alla fiera del gelato, perlomeno è conosciuta di più per il gelato, però in realtà non c'è solo gelato. Ma l'artista. Ma non c'è solo questo, come vi dicevo, c'è anche pasticceria, panificazione artigianale e caffè. Non ho acceso le luci, c'è ancora il segno del letto. E nel frattempo sto aspettando il mio taxi che dovrebbe arrivare tra poco. È appena suonato, andiamo. Sono uscito e no, non era il mio taxi, deve ancora arrivare. Eccolo che arriva, controluce. Ciao taxi. No. Sei contento di vedermi che non mi vedi già da 9 ore? Sei felice? Sì. Bene o male. Go to Rimini? Arrivati. Porta foglio, no? Ciao. Grazie. Siamo entrati, prima cosa da fare è prendere la cartina. È organizzato benissimo, però è gigantesco, quindi senza di quella è un bel problema. Andiamo direttamente dove c'è il salato per vedere di trovare qualcosa e fare un po' di fondo prima di assaggiare un po' di gelati. Abbiamo fatto un po' di fondo, visto che siamo venuti qua per il dolce e per i gelati, andiamo a provare quelli più assurdi. Questo era il campionato italiano baristi. Primo che andiamo a provare questo, si chiama Black Metal. Che questo è un qualcosa di legnoso che non riesco a individuare. Non è un granché. No, è rimasto tutti i legni. No. Terribile. Ti è piaciuto il Black Metal? Tantissimo. Secondo, sembra cioccolato con forse arancia. Questo ti ha mangiato ancora lo spritz, com'è? Non so perché. Ma è male, sì. Anche questo, sarà buono. Alla graviola. Quindi è un po' il passion fruit, un po' meno aspro. Buono. Tanta roba. Sarà buono. Qui siamo andati un po' più sul classico zenzero che ultimamente sta andando di brutto per qualsiasi tipo di cosa. Equilibrato benissimo, è molto buono. Liquirizia, menta e finocchio. Allora, è particolarissimo, si sente di brutto il finocchio. Immaginatevi di mangiare del finocchio gelato. È strano, però è buono. Camomilla, passiflora o passiflora. È strano, e buonissimo. Melissa. Anche in questo caso immaginatevi di mangiare la camomilla sotto forma di gelato. Buono, cioè, sa di camomilla. Torta di mele. Cioè veramente di torta di mele, sembra di mangiare una torta di mele, però buona. Vaniglia, sa di vaniglia, non è sintetica. È una bella cosa. E questo è sorbetto al cioccolato extra dark. Molto molto buono. Approvatissimo. Questa è la crema di Grom. Buonissima. Si sente benissimo il latte, tantissimo. È molto buono. Simone Ruzzati. Produco il latte tutto con extra vergine biologico, tutto, anche fondi. Io ho comprato 400 kg d'olio a Deriva Sicilia. Adesso lui mangia ricotta e olive candite. Com'è? Sì, particolare, niente di esaltante.
Non è cattivo però. Ci sta, l'oliva sul gelato ci sta. L'oliva sta su tutto. Io invece sto mangiando il black black, che è fatto con il carbone vegetale. Infatti è nero, 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 nero. Novità 2018, e questo è buono. Io sto provando, però a me non mi ha dato l'oliva, quindi sono stato... Era la cosa più buona. Non so se sono stato fortunato, no. È stata dolce, ma dolce, 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 dolce. L'oliva invece era un po' amara. Era il contrasto, io il contrasto non lo sto sentendo, infatti è abbastanza... Giusto? Vaniglia nera, mi piace molto. Io sto mangiando... al girasole siciliano. Andiamo. È strabuono. Si è un po' ripreso questo. Questo gusto dell'anno 2018. È strabuono. Se lo trovate, assaggiatelo di brutto. Ho preso quella l'ananas. Cosa hai preso? Pesca. Buona. È strabuona la roba. Forse abbiamo concluso davvero. Sono finito. Siamo arrivati in macchina, molto bello come sempre. Il prezzo è intorno ai 50-55 euro, però se sei del settore non paghi l'ingresso. Io lo consiglio assolutamente. C'è un sacco di gente da tutto il mondo, un sacco di tipi di gelato diverso. Sono da provare, certo che se vieni qua e ti mangi la solita stracciatella, la solita crema, sì, la puoi assaggiare, però diciamo che vieni qua per assaggiare gusti un po' alternativi. Quindi niente, bilancio positivo, vi salutiamo. Ciao. Grazie per aver visto il video, continuate a condividere, che è la cosa più importante, e iscrivervi al canale, che è l'unico modo per dare supporto a questo progetto, ovviamente se vi va. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video, che non ho idea di che cosa sarà, e ciao.